Ciao! Se state vedendo questo video vuol dire che ho passato le blind audition di The Voice. Sono felicissimo, però sto cercando di tenere a freno l'entusiasmo. Sì! Olè. Ho portato una mia versione acustica di Eia alle Blind Audition e alla fine di questo video ne potrete riascoltare una cover acustica con la chitarra. I giorni precedenti alla Blind Audition sono stati per me un vero incubo perché 5 giorni prima mi sentivo molto debole, mi sono misurato la febbre e avevo una 37,5 circa. Ho pensato che avrei avuto il tempo di recuperare visto che mancavano 5 giorni e i giorni successivi è andata così. 4 giorni prima la Blind Audition avevo 37,7, 3 giorni prima avevo 38,2, 2 giorni prima avevo 38,7, il giorno prima ho fatto il viaggio in treno con 37,7 di febbre. Grazie al cielo il giorno della Blind Audition e la febbre è passata, quindi sono riuscito ad andare in condizioni decenti a fare l'audizione. Il momento della Blind Audition è stato pazzesco. Il corridoio che portava al palco era buio, quando sono arrivato sul palco il pubblico era in silenzio e ho avuto una sorpresa. 3 dei 4 giudici erano già girati verso di me. No! Questo significava che avevano già completato le squadre e io non avrei avuto possibilità di essere scelto da loro. Ho cercato comunque di dare il massimo per convincere lo zio a girarsi e mentre suonavo e cantavo e mi guardavo intorno, a un certo punto ho visto la sua sedia girarsi e voleva dire che ce l'avevo fatta, quindi tutte le mie ansie e le difficoltà dei giorni prima erano stati ripagati in quel momento. Quindi sono entrato nel Team Max e non vedo l'ora di lavorare con lo zio. Bella zio. Questo video è per dirvi che se vi è piaciuto quello che avete visto nella mia blind audition a The Voice, potete seguirmi su Facebook, YouTube e Twitter. Ho un canale YouTube dove carico delle cover e dei pezzi inediti. In questi giorni e anche nel futuro prossimo mi vedrete caricare su internet i miei pezzi originali. Quindi vi lascerò qua dei link a dei miei pezzi originali, quindi andateli ad ascoltare. Se vi piacciono condivideteli. Inoltre gli hashtag che potete utilizzare per interagire con me o parlare di me sia su Twitter che su Facebook sono hashtag EdoSparks o hashtag ISOSparks. Nei prossimi giorni cercherò di fare una raccolta dei tweet che arrivano con questi hashtag e delle domande che mi arrivano, dei commenti che mi arrivano sia su YouTube che su Facebook. Quindi se avete delle domande o dei commenti fateli e io li raccoglierò in un prossimo video. Potete vedermi dal vivo. Io sono di Roma, suono spesso a Roma, quindi potete trovare i miei live show prossimi sulla mia pagina Facebook. E questa è la mia versione acustica di Heia, come l'avete vista alle Blind Audition. My baby don't mess around because she loves me so and this I know for sure. But does she really want this? But can't stand to see me walk out the door. Don't try to fight the feeling, cause the thought alone is killing me right now. Lo fa come Robby Facchinetti. Ah! Che cazzo stava a dire? Sta ricordando questo video su Facebook. Ah, aspetta, però voglio aggiungere una cosa sui tweet, eccetera. Se state guardando questo video su Facebook, aspetta che accordo. Ammazza. La rifaccio? No, fanno un'altra di quelli dopo. Ok.